presidente calabrese Leo Constructions Airone, Leo Constructions Salis Bike, due progetti ambiziosi portati avanti dai fratelli Leo. Sì, due progetti ambiziosi, tutto questo è per il ciclismo pugliese una situazione, un qualcosa che porta sicuramente miglioria. Ben vengano queste situazioni dove c'è un intreccio tra società ciclistiche e anche aziende, che noi abbiamo bisogno di far entrare nuovi marchi. Ormai le costruzioni è un decennio che nel mondo del ciclismo, e ormai è un marchio rilevante nell'ambito del Salento e di tutta la regione Puglia, e sicuramente quello che si stanno cercando di costruire per i prossimi anni è importante, perché abbraccia anche l'attività agonistica giovanile con le sordienti, gli allievi, gli juniores. È qualcosa che è utile a tutto il ciclismo pugliese, perché abbiamo bisogno di far esplodere il ciclismo giovanile, soprattutto nel Salento, che è una terra di ciclismo da una vita. Le difficoltà per fare attività agonistica nel Salento sono superiori a quelle anche di provincia della stessa Puglia, perché la distanza, i costi sono sempre maggiori, pertanto si ha più difficoltà. Abbiamo assolutamente bisogno di marchi di prestigio come la Leo Costruzioni. La Leo Constructions poi si fregia di avere nell'organico, negli atleti, insomma, un ex professionista con un passato di tutto rispetto, quale Elia Giano. Sì, Elia Giano è un pezzo di storia del ciclismo pugliese e anche nazionale, perché negli anni 80, anche anni 90, ha dimostrato tutto il suo valore agonistico. È anche una persona di assoluto rispetto e di rispetto di regole, e questo è maggiormente importante in questo momento per il ciclismo anche nazionale, anche regionale. Ha appena ultimato diversi corsi di aggiornamento come TA3 e speriamo di poterlo tirare dentro alla nostra struttura regionale, perché abbiamo bisogno di persone capaci e persone che hanno vissuto il ciclismo professionistico a 360 gradi. Può essere un ottimo volano per i nostri ragazzi, anzi sicuramente lo sarà. Gianluca Sabino!
prego.